playoff sono ormai una chimera, resta soltanto un obiettivo, un imperativo. Dopo una grande stagione, quella per il Torino con la Darca, quella di salvarsi, di rimanere in Serie A senza passare per i playout. Dal campo Passepartout, la prima sfida dell'anno è quella che frappone Torino Orsina con la Darca contro Sparta. Mi rimane all'indietro, Belloni, il cross teso, la palla rimane lì, sotto porta Scappiti due volte, non riesce a trovare lo specchio, poi ci prova Mazzeschi e ci riesce. Federico Mazzeschi, quando sono trascorsi tre minuti sul cronometro di gara, porta avanti Sparta. Avvio prepotente della formazione di Arronenzi, che è riuscita così a trovare la rete dell'1-0. Attenzione, questo pallone col pallonetto vincente messo a segno da parte di Minimao, che oggi gioca molto più alto rispetto al normale. Avvio tremendo per il Torino, 5 minuti di gioco ed è Sparta che è già avanti di 2-0. Madami propone ancora Pacifici, cambia il gioco, dove c'è Campisi, deve accendere la luce numero 16, ci prova con questo destro da fuori, Riga si fa trovare pronto, Campisi cerca il numero, non gli riesce, riparte ancora Minimao, avanza il numero 8, Minimao con l'esterno su Scappiti, va in porta! 3-0 Sparta, contropiede letale della formazione maglia rosso-blu. E anche Capitan Scappiti va così a segno. Una bella giocata di Minimao, un fattore in questa via di gara, in questa posizione molto offensiva. Scappiti poi si fa trovare pronto. Il toro del campo maggiore riesce così a mettere dentro il pallone del 3-0 all'undicesimo minuto di gioco. E notte fonda per un toro Orsina in grande difficoltà. Luca Campisi, destro, vincente 3-1. Al minuto 12, un'altra rete. Partita senza troppi fronzoli tattici, ci voleva una giocata individuale, l'ha trovata qui Luca Campisi con la rete del 3-1. Con il dentro c'è la deviazione, sotto porta di Proietti, la specialità della casa, arriva il gol del 3-2, partita incredibile. In questo primo tempo Alessandro Proietti, il capitano, al minuto numero 16, porta a meno 1 i suoi. Ancora corner, Madami, la giocata, va dentro in porta! C'è la deviazione, credo, di un difensore, non di Proietti stavolta. Quello che però più conta è che la giocata di Madami al minuto 16 e 30 secondi stavolta porta invece alla rete del 3-3. Attenzione, è tutto regolare e viene fischiato il gol. C'è il gol da parte di Sparta, che sia così il 4-3. Erano convinti i giocatori del Torino di poter recriminare un calcio di punizione precedente. L'arbitro Massini ha avuto dubbi. Sparta è andata avanti, fermi gli avversari, arriva al punto del 4-3. Torna di nuovo davanti Sparta al minuto numero 19. Conclusione fuori da parte di Pacifici, pallone alto. Mazzeschi va verso Minimao, dentro su Federico Mazzeschi che pesca l'angolo giusto. Ancora in gol il numero 5, doppio vantaggio per Sparta, che quando siamo dentro all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo si porta più 2 con la rete del 5-3. Ancora con Mazzeschi, bella trama, bravo Mazzeschi a trovare l'angolo giusto. Campisi la perde malamente, Minimao una grande chance, e ancora Alessandro Minimao mette la parola fine a questo primo tempo, mette anche il punto esclamativo sul parziale 6-3 nel punteggio per Sparta, che era andata avanti tre volte nel corso del primo tempo, era stata poi ripresa clamorosamente dal Toro Orsina, che poi si è spento clamorosamente, si è sciolto come neve al sole. Arriva poi la rete da parte di Minimao, questa che stiamo rivedendo adesso, che chiude così la prima fase di gioco. Belloni batte profondo su Mazzeschi e calcia di getto. Scappiti è entrato in campo da poco, tiene questo pallone, cambia il versante su Manciucca al volo. Belloni, cross dentro, la conclusione di Minimao due volte, si salva in qualche modo l'estremo difensore di Toro Orsina. Manciucca, Minimao, premio a Belloni. C'è nuovamente Minimao, che è in serata di grazia, la va a mettere su Manciucca. Manciucca, bene, su Scappiti, che parata però a salvare Toro Orsina con la Darca. La conclusione di Scappiti sul palo, la parata con la testa di Proietti, e il palo arriva anche da quest'altra parte. Mazzeschi, look su Scappiti, tocco morbido, Michele Scappiti mette dentro la sua doppietta personale, ma soprattutto il punto che probabilmente stabilisce il definitivo divario tra le due squadre. Gol del 7-3 quando sono trascorsi 20 minuti. Una serie di impalli, Proietti sotto porta, e con la sfortunatissima deviazione di Morresi si è punto del 7-4. Acuto d'orgoglio un minuto più tardi del gol di Scappiti per Alessandro Proietti. Scappiti, Mazzeschi,
avanza nonostante anche un fallo. Mazzischi col destro, fuori. I rimpalli alla fine Bernardini, spazio col mancino, forse con un braccio Morresi, forse con un braccio Mostarda, alla fine nel dubbio è calcio di rigore. Non so se il primo, non so se il secondo, fatto sta che dietro di gara segna il penalty al minuto 22. Parte Bernardini, sinistro, centrale, con grandissima freddezza Valerio Bernardini, segna il punto del meno 2, 7 a 5 punteggio, attenzione a un rampante Maidomo Torrorzina, Campisi, Proietti, calcia, pallone alto sopra la traversa. È game over, uno Sparta di tutto orgoglio, mette in difficoltà Torzina con la Darca che rischia grosso ora di scivolare in zona playout, una prestazione d'orgoglio degli uomini arronensi che si portano a casa 3 punti.